Eccoci, siamo nello stand della Regione Molise, siamo con Maurizio Variano, giusto? Certamente, presidente del Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Iovine, insomma è un parco... E invece qui alla mia sinistra c'è Lino Ruffo. Ecco, buonasera, ciao. Buonasera. Allora, qual è il suo ruolo esattamente? Allora, sostanzialmente io da presidente del Parco Letterario, ma sono anche il coordinatore dei Borghi d'Eccellenza Italiani, ho praticamente partecipato al coordinamento di questo evento, di questo straordinario stand, come lei tranquillamente può vedere. Simbolicamente abbiamo voluto portare qui l'Agorà, come si può vedere quest'albero, il salice. Molti chiedono perché il salice e non altri alberi, quale l'olivo, che è un albero forse più importante per il territorio e la biodiversità molisana, perché il salice è l'albero del turismo, è l'albero che invita le persone a godere di un paesaggio straordinario, un paesaggio che attiene la biodiversità più alta d'Europa, circa il 78-83%, e dove ancora si può parlare tra la gente, con la gente, per la gente nelle piazze, quindi questo circolo, questa agorà ha questo significato importante. Il Molise, la regione Molise è la regione più piccola, diciamo, come territorio, ma ha una grande vocazione sia culturale che turistica. Assolutamente sì, noi partiamo dal presupposto che il Molise tra virgolette non esiste, non è vero. Il Molise ha una particolarità credo unica, quella, ripeto, della biodiversità, dell'ambiente, della salubrità anche dell'aria, delle nostre acque, del nostro verde. Noi viviamo in un mondo paradisiaco, possiamo tranquillamente dirlo. Oggi qui in Molise, oltre l'inno straordinario di Lino Ruffo,
tratto da una poesia di Emilio Spensieri, un poeta molisano di Vinchiaturo. Abbiamo con noi la macchina da scrivere di Francesco Iovine, quell'Olivetti 42 che ha portato Iovine a scrivere La signora Ava, ha portato a scrivere questo Viaggio fantastico nel Molise, Viaggio in Molise ed altre opere, quale La terra del Sacramento. Certo. Iovine metteva in risalto la bellezza di questa terra, ma soprattutto metteva in risalto l'umanità della gente che viveva non solo per se stessa, ma soprattutto per gli altri. Questo è il Molise di oggi, questo è il Molise che vogliamo rappresentare, ma soprattutto questo è il Molise che vogliamo offrire a chi, Dio piacente, voglia venire a trovarci. Appunto, per questo vogliamo invitare i turisti e quelli che ci vedono a venire nella regione Molise, che è una bellissima regione ed è bellissima sia sul mare che anche nell'entroterra. Abbiamo questa grande particolarità, la regione Molise è la regione più praticamente piccola d'Italia, ma comunque collega l'Adriatico al Tirreno, quindi dal mare all'altro mare si può attraversare un mondo di montagne, di colline, ma soprattutto di prati verdi, quei tratturi straordinari che ci portano a pensare che l'unità, ma soprattutto che la gente sia il vero volano per poter parlare non solo di Molise, anche d'Italia, ma soprattutto di una nuova rinnovata rigenerazione per poter far sì che effettivamente l'Italia possa non più soffrire gli agoni che purtroppo la guerra e la pandemia ci stanno offrendo sino a oggi, ma possa offrire esattamente la bellezza che Francesco Iovine scriveva e decantava nei suoi scritti. Benissimo, allora ringraziamo il direttore Maurizio Variano e il signor Lino Ruffo, sì, giusto? Cantautore che ci ha deliziato con questo splendido inno della regione Molise. Volevo dire, io non sono un cantautore che canta in dialetto, però in questo caso mi sembrava doveroso portare il colore della nostra terra. Infatti, voglio dire, la lingua, molti nell'Accademia della Crusca specialmente si offendono se si parla di dialetti, in realtà si parla di parlate, perché parlate sono lingue a tutti gli effetti. Mi sembrava giusto, per far conoscere il Molise, portare a conoscenza delle persone il colore, il calore e il sapore della lingua che caratterizza il Molise. Benissimo. Allora, dallo stand del Molise, della regione Molise, è tutto. A voi studio.